vince! Andiamo! Rio! Andiamo! Rio! Andiamo a prenderci la coppa! Rio, Pepe! Andiamo! Rio! Andiamo a prenderci Rio! Pepe! Potenta! Para ragazzi! Qua Max, l'ho già negato, sono da solo e sono qui a presentare questo mio nuovo video che è il terzo episodio della serie Andiamo a Rio. Innanzitutto vi volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi state dando e secondariamente vi volevo ricordare di passare da FIFA con le stage. Però ho anche altre cose da dirvi, un paio di cose. Allora, la prima è che appunto io questa serie volevo cercare di finirla prima dell'inizio dei mondiali. E questo è il motivo per cui la sto caricando così frequentemente, addirittura un video al giorno. Quindi ecco, non pensate che io continuerò a far solo questo. Ovviamente appena inizieranno i mondiali, ma anche a breve, in 4-5 giorni, ritornerò a fare Pink Pale, come anche Wager Match, ma anche Pack Opening. Quindi si tornerà, diciamo, alla solita normalità. Poi finalmente, cosa succede? Venerdì finirà la scuola e da lì proprio ci spaccheremo di video. Comunque, bando già in ciancio, andiamo. Vi volevo dire che ho cambiato un attimo la squadra, perché quella là non mi ispirava affatto. Infatti ho utilizzato, o meglio ho deciso di utilizzare un 4-3 normale, nel modo tale che io possa utilizzare un CDC come CC, in questo caso Xavi Martinez, e gli possa dare doppia intesa Diego Costa e doppia intesa Raul Albiol, che comunque ha sempre 7. Però adesso cercheremo di migliorare. Ovviamente cosa cercherò di fare in questo episodio? Cercherò di vincere le più partite con uno scarto di gol veramente ampio, perché devo spacchettare, ho bisogno di nuovi giocatori. Quindi detto questo, andiamo a cercare il primo sfidante. Poi non so se l'ho letto, ma in questo episodio ovviamente non andrò ad aprire pacchetti, perché appunto nello scorso episodio avevo disputato una partita. Quando è finita quella partita? 3-3, 3-3 fa 0, quindi non devo aprire nessun pacchetto. E non l'ho detto, se io andrò a perdere una partita non succederà assolutamente niente. Primo sfidante di oggi ragazzi, valutazione 77, 72 di intesa, e andiamo a vedere un po' la squadra. Mamma mia, Hazard, non male. Dante, forte Dante. Dante sì. No, spostati, cosa del Kinect. Spostati. Subito! Xavi Martinez! Buono! No! No, che due palle, non riesco a segnare. Mi sembrava un po' fuori giocato. No, Hazard no! Oddio, oddio mio, ancora li ha tirato addosso. Probabilmente è un mio handicap tirare i palloni addosso al difensore! Xavi Martinez! No, no, perché lì. Sgustavo per Xavi Martinez! Aia, ora sì che fai male. Calcio d'angolo e mi segna. C'ho il presentimento. Dovremmo fare un altro recupero. Ma io perché parlo? Perché parlo? Dio santo. Me li ha scartati alla grande. No, 2-0. Che due palle. Oh mio Dio. No, ma che bolle! Gol annullato! Paul Pogba! 2-1! Dai! Ti andiamo! 2-2! Dobbiamo vincerla! Dobbiamo vincerla! Dai! Che fortuna mi è suonato! Ma che due palle! No, ma... Dovevo farlo. Finito, altro pareggio, che due palle! Secondo sfidante di oggi, non speriamo di vincere almeno. Ah, intanto siamo entrati nelle fasi calde, nei posti caldi. Sì, 4-4-2, mamma mia, Rune Lukaku. Questo mi sa. Mamma mia, l'hai visto? Vai, Hulk, vai. Corri, corri, corri. Sì, sì, e andiamo. Scusate e mi riscuso, ma mi servono sti gol. E poi loro, cioè al primo tentativo, l'avrebbero fatto lo stesso. Scusate. Vai, mamma mia, Diego Costa, 2-0, al 28esimo. Ci servono questi gol, ci servono. Dai, fammelo. Non me lo fa. No, ma i portieri sono qualcosa di insuperabile. Tranne il mio. Il nome non era fuori gioco.
No, ma dai! Oh, è salito una volta, è salito una volta! Yes! Dai, 4-1! 4-1! Ci servono i fattori! Dovete segnare! C'è gol! 5-1! 5-1! Dai! È tutto, tutto, dai, dai! Bravo, bravo, bravo! 6-1! 6-1! No, dai, dai, va, mannaggia! Finita 6-1! 5 pacchetti per noi! E adesso andiamo a fare questo mini bug opening, poi vi devo salutare. Eccoci tornati ragazzi, allora come potete ben vedere io adesso ho 30.000 crediti. Ma perché non 25? Perché 4.750 erano all'incirca i crediti che ho fatto appunto disputando e vincendo alcune partite. Quindi ho detto, ma aggiungiamo 250 crediti a random, così appunto posso aprire direttamente 6 pacchetti. Quindi eccoci qua, andiamo a trovare qualche buon attaccante. Primo pacchetto... assolutamente niente. Ho appena letto nei commenti del secondo episodio che io ho trovato Hulk perché la mia Xbox mi sentiva. Quindi riproviamoci. Van Persie! Vogliamo trovare Robin Van Persie! Non funziona più, che schifo. De Rossi! Vidal! Non male. Cioè, non è che mi servano tanto. Anzi, poco nulla. Però vabbè. Dai, uomo, ci serve un attaccante, eh sì. Uruguay, oddio, servirebbe Suarez o Cavani. No, un 67. Non ci posso credere. Non ci posso credere, l'abbiamo chiamato. Si sente la nostra Xbox. Oh mio Dio, va benissimo. Suarez, proprio quello che ci serviva. Dai. Adesso, il top dei top, credo che possa essere Cavani. Perché servirebbe ora un COC che dia doppia intesa a Suarez, dato che come ala sinistra utilizziamo Cristiano Ronaldo. Quindi come prima, come prima, Osvaldo, Mertens, vabbè, Cavani, 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 Van Persie, buon difensore, e Banega. Credo ragazzi che così possa andare abbastanza bene. Quindi questa qua è la nostra squadra. Devo dire che sta diventando abbastanza forte. Appunto ora ci sono in questione questi due giocatori, di cui uno è un centrocampista centrale uruguaiano. In questo caso di cui sto parlando di Gonzalez. E l'altro è appunto di Raul Albiol. Ma comunque cercheremo di migliorare aprendo nuovi pacchetti, quindi vincendo altre partite. E comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi esorto a lasciare un bel mi piace. Se arriviamo a 4.000 siamo il top. E poi basta, perché ovviamente il video vi sia piaciuto. Se volete potete anche commentare, non ve lo dite a nessuno. E quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente a palla. Sino al prossimo video, bolla!